Capito, o soprattutto Presidente, vorrei una foto con la Presidente. Di affermare la candidatura dell'Italia quando ancora non era vinta. E ce l'ha fatta! Presidente. È stato tra i primissimi sostenitori dell'Esposizione Universale Milanese e ha voluto essere presente sia ieri alla cerimonia di inaugurazione, nella quale il Premier Matteo Renzi lo ha ringraziato pubblicamente per il lavoro svolto, sia oggi. L'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dopo aver visitato alcuni padiglioni, ha pranzato a Palazzo Italia. Abbiamo mangiato una specie di ravioli. Eccola, grazie. I ravioli è un antipasto. Arrivederci di nuovo. Il palazzo è pieno, è venuto il presidente Napolitano, ci ha fatto un così grande onore. È stata una piacevolissima presenza e compagnia. Abbiamo pranzato insieme, proprio una cosa amichevole, stupendo. Ha firmato la carta di Milano? Ha firmato la carta di Milano e ci ha fatto al Palazzo Italia una bellissima dedica sul librone delle firme. In questa seconda giornata di apertura sono proseguite le inaugurazioni, taglio del nastro, oggi per il padiglione del Qatar, al quale ha presenziato anche Piercarlo Padoan, il ministro dell'Economia e delle Finanze. La presenza di un paese importante come il Qatar sia un segno tangibile della nuova prospettiva che l'Expo pone all'Italia e al mondo.